È stato inaugurato sabato sera a Sciacca, all'interno del resort Torre del Barone, il ristorante Donna Floriana, una bella e nuova realtà enogastronomica, inaugurata alla presenza del patron Marcello Mangia e delle istituzioni locali e regionali. Il bistrò è intitolato alla memoria della moglie del fondatore Antonio Mangia e madre quindi dell'attuale presidente di Aeroviaggi. Non soltanto dunque vacanze e strutture ricettive al top, ma anche la gastronomia di qualità, un bistrò super trendy all'interno della torre, dalle cui terrazze godere dei meravigliosi tramonti sul mar Mediterraneo. La famiglia Mangia, dopo aver elevato il Torre del Barone del complesso di Sciaccamare al resort, eleva anche a tavola la propria offerta, lanciando nuovi concept gastronomici. Una serata di gala per illustrare la mission del Donna Floriana, che è il primo esempio dell'importante lavoro di rinnovamento della food experience siciliana. Diciamo, non solo vogliamo far vedere ai nostri ospiti internazionali quanto è bella la Sicilia, ma vogliamo che anche il territorio sia parte di questa avventura. L'impegno che possiamo prendere non soltanto come amministrazione, ma credo come cittadinanza tutta, è quello di andare dietro a questi processi virtuosi, cercando veramente di dotare la città e quindi le strutture che hanno investito in questa città di servizi all'altezza della situazione, di servizi di qualità che possono veramente far diventare questa città una meta turistica sempre più chiaramente ricercata. Aprire questa struttura a tutta la cittadinanza e comunque a tutto il territorio credo che vada veramente nella direzione del fare comunità, del fare rete, che è in tutti i posti che funzionano veramente la cartina di tornasole. Credo che questa scelta sia una scelta vincente.